Autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche d'arma, insegnanti e scolaresti, cittadini e familiari del decorato. Dopo aver provveduto a deporre un omaggio floreale sulla tomba del caduto presso il cimitero di Rosolina, procederemo ora ad onorarlo in questa piazza dove è stato eretto il cippo dedicato ai carabinieri caduti per la patria nell'adempimento del loro servizio. Arditi! Alza bandiera! Riposo! Le autorità rendono omaggio al monumento. Le autorità rientrano mentre il parroco benedice. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Benedetto sei tu, Signore, del cielo e della terra. Per tuo dono è germogliata in Cristo la libertà dei tuoi figli nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore. E doni loro il tuo spirito perché liberi da ogni forma di oppressione, costruiscano per le generazioni presenti e future un modello nuovo, giusto e fraterno di abitare la terra. Lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Verrà data lettura della motivazione della decorazione al carabiniere Ferro. Nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, in servizio presso il posto fisso di Pretto Inferiore, unitamente ad altri commilitoni, veniva catturato da truppe irregolari di partigiani slavi, che a tappe forzate lo conducevano sull'altopiano di Malgabala. Imprigionato all'interno di un casolare, subiva disumane torture che sopportava con stoica dignità di soldato, fino a quando, dopo aver patito atroci sofferenze, veniva barbaramente trucidato. Preclaro esempio di amor patrio, di senso dell'onore e del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio. 23 e 25 marzo 1944, Malgabala, Slovenia. Ci saranno ora degli interventi delle autorità con il comandante provinciale carabiniere di Rovigo, colonnello Edoardo Campola.
ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, il Sindaco, il Signor Questore, le altre autorità intervenute. Un ringraziamento in particolare per la sua presenza alla signora Natalia Ferro, sorella del decorato, detentrice della medaglia della Associazione Nazionale Carabinieri, che è intervenuta in modo, come al solito, in modo sempre sensibile alle altre associazioni combattentistiche d'arma intervenute. Don Auma, che la signora Natalia Collo è la rappresentanza, sempre vicino a noi in queste circostanze. Per commemorare questo accaduto, quanto accaduto, non vi sono migliori parole che ricordare la figura di Antonio Ferro e di fatti che hanno preceduto il suo martirio. Carabinieri Antonio Ferro, di umili origini, 21enne, si era arruolato nell'arma dei carabinieri per la ferma di leva di 18 mesi. Viene prima trasferito al comando Legione Carabinieri Reali di Padova e nel febbraio 44 al posto fisso di Bretto Inferiore nel comune di Tarvisio, ora territorio sloveno, costituito in tutto da 16 carabinieri. Quel territorio era infatti sotto il diretto controllo dell'amministrazione tedesca, non quindi della Repubblica Sociale, e di carabinieri della Legione di Trieste, seppur finiti sotto il comando di polizia tedesco, continuavano a svolgere il loro compito di istituto. Il posto fisso presidiava la centrale elettrica di Bretto, di rilevanza strategica perché riforniva una importante cava di piombo e zinco. La storia dei carabinieri di Malgabale è un esempio di un barbaro eccidio di cui purtroppo è costellata la storia dell'arma dei carabinieri, che si è ripetuto molte volte nella Seconda Guerra Mondiale. Il massacro dei 12 carabinieri si inquadra in un contesto di eventi nei quali partigiani sloveni e militari tedeschi si sono fronteggiati in azioni di guerriglia e truce rappresaglia. La sera del 23 marzo 1944 i partigiani slavi, in risposta ad una rappresaglia tedesca, sequestrarono i 12 carabinieri. I militari furono costretti ad incamminarsi caricandosi sulle spalle il bottino che i partigiani avevano trafugato in caserma per un lungo e faticoso tragitto di montagna. La mattina del 25 marzo raggiunsero un rifugio per pastori sito su un pianoro, Malgabala appunto. I cadaveri furono rinvenuti accatastati in mezzo alla neve, quasi tutti legati, spogliati e con evidenti segni di sevizie, tanto gravi quanto gratuite. I funerali si svolsero presso la chiesa di Tarvisio il 4 aprile del 1944. Nel 2009 fu concessa ai 12 carabinieri la medaglia d'oro al merito civile. Interviene ora il signor prefetto di Rovigo, dottor Clemente Di Nunzio. Siamo qui, come è stato ricordato, per commemorare il carabinieri Antonio Ferro e gli altri commilitoni uccisi nell'eccidio di Malgabala, esattamente 80 anni fa. E la memoria, perché facciamo queste manifestazioni? Perché la memoria va preservata. La memoria non è una mera celebrazione, un doveroso ricordo del passato, ma deve essere sempre una riflessione sul presente e la proiezione nel futuro dei messaggi che ci vengono dall'evento che si rievoca. Delle stragi di guerra è stato detto tutto, della barbarie che le contraddistingue, dell'annullamento dell'uomo carnefice ad uno stato bestiale, ferino, sia nell'impartire ordini implacabili sia nell'eseguire discretamente. Eppure ogni volta che se ne parla lo si fa come se quell'atrocità sia relegata a un tempo lontano, ad epoche lontane,
quasi come se vogliamo rassicurare noi stessi che essa non sia più riproducibile nel tempo attuale o in luoghi più vicini alla nostra esperienza. È un meccanismo, se vogliamo, tipico della psicologia umana, quello di esorcizzare il male, volendoci convincere che lo abbiamo già conosciuto e che non ci potrà più raggiungere. Ma non è però solamente un meccanismo di autosuggestione. Sicuramente nel mondo contemporaneo la barbarie è stata sempre più estirpata dall'esperienza comune, grazie allo sviluppo della cultura del dialogo tra le nazioni, della tolleranza tra popoli, nazioni, religioni. E lo sviluppo di una cultura della pace, della tolleranza è sostenuto dalle organizzazioni internazionali, dagli stati sinceramente democratici amanti della pace e da numerose istituzioni e organizzazioni private. E quindi sicuramente abbiamo costruito dei baluardi contro i ritorni della barbarie. Però la barbarie è sempre lì, pronta a riaffacciarsi, e la vediamo riapparire nel mondo, non solo in paesi lontani, ma anche molto vicino a noi. L'abbiamo vista riapparire proprio in quei luoghi che furono teatro dell'eccidio nei paesi balcanici a metà degli anni 90. E l'abbiamo anche nel presente, l'abbiamo vista riapparire in Ucraina, in Palestina, in Nord Africa. Ecco, oggi siamo qui perché nel ricordare i martiri di Malgabala vogliamo testimoniare la volontà di essere nel nostro agire quotidiano, sia quali cittadini come rappresentanti delle istituzioni, vogliamo essere promotori e difensori di una cultura di pace e di rifiuto di ogni aggressione violenta ad altri popoli, vogliamo portare alle giovani generazioni questa cultura, vogliamo che tutti ci sentiamo uniti nella difesa della pace e della tolleranza fra i popoli. Grazie. Interviene ora il sindaco di Rosolina, geometra Michele Grossato. Innanzitutto vi do il benvenuto a nome mio, a nome dell'amministrazione comunale, oggi qui in questo angolo particolare del nostro paese, un angolo che ha un significato importantissimo. Porto un saluto al prefetto, al questore, al colonnello, un particolare saluto a Natalia Ferro che ci onora con la sua presenza qui quest'oggi. Autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arma, care concittadine e cari concittadini, nell'80° anniversario commemoriamo oggi la giornata in ricordo dell'eccidio di Malgabala, nell'attuale Slovenia, dove persero la vita il 25 marzo 1944, per mano partigiana, 12 carabinieri, tra i quali Antonio Ferro, l'addio di questa terra e medaglia d'oro al merito civile, del quale su questo cippo se ne onora la memoria, unitamente a quella di quanti come lui persero la vita nell'adempimento del loro servizio. Non c'è guerra che non sia accompagnata da ferocia, e non c'è ferocia che sia accompagnata da lacrime, sangue, dolore. L'eccidio di Malgabala si inserisce nel contesto più ampio delle vicende che caratterizzarono la Seconda Guerra Mondiale, quale evento del secolo breve che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'umanità, macchiata col sangue di innumerevoli vite umane. Una piaga mai completamente emarginata, che ha restituito talvolta pagine tristi di storia e altre volte un silenzio assordante quasi a voler dimenticare alcuni fatti. Ma come poter dimenticare? Come voler ammantare col silenzio, come nel caso dell'eccidio di Malgabala, chi ha sacrificato la propria vita?
Com'è possibile raccontare solo una parte degli accadimenti di quel tempo? Ne risulterebbe di sicuro una storia falsata, zoppa, di una verità per troppo tempo taciuta. Ed è il motivo per il quale siamo qui oggi, in questo luogo, per ricordare quei fatti, l'epilogo di quei giorni, per omaggiare del giusto ricordo anche le vittime di quel terribile eccidio, che ha portato dolore e sgomento e alla perdita, tra gli altri, del nostro concittadino, il carabiniere Antonio Ferro. Pagine per troppo tempo strappate dai libri di storia, quasi come ci fossero atrocità ed altre atrocità. Ma così non è, ed oggi qui lo vogliamo ribadire. Non esiste atrocità perpetrata ai danni dell'uomo che possa essere motivo di vergogna tale da pensare di essere dimenticata. E sì, anche questo è il momento per ricordare, tra le morti spesso dimenticate, anche quelle di tutte le guerre combattute al giorno d'oggi, nel resto del mondo, laddove molti sono ancora i luoghi in cui si piangono vittime innocenti, civili e militari impegnati, che spesso non faranno ritorno alla loro casa. Ancora oggi, come un tempo, vi sono eserciti che si combattono, resistenze partigiane che fioriscono, ma in nessun caso vi saranno vincitori. Sono solo un unico vinto, l'uomo. Per il carabiniere Antonio Ferro, morto in territorio di guerra, in corso di conflitto e nell'assolvimento del dovere, e per quanti ancora oggi patiscono la sofferenza derivanti dalle atrocità belliche, e a tutte le vittime, la nostra preghiera, il nostro pensiero, il nostro ricordo. La cerimonia è conclusa, si ringraziano tutti i partecipanti. Fate le corna, eh?